La mancanza di umiltà di fronte alla natura che si dimostra qui mi sconvolge. Ah, grazie, dottor Malcolm, ma credo che le cose siano diverse da quel che io e lei temevamo. Sì, lo so, sono molto peggio. No, aspetti un momento, non abbiamo neanche visto il parco ancora. No, Donald, Donald, lo faccia parlare. Non c'è motivo, mi interessa sentire tutti i punti di vista, dico su serio. Sì, lei non vede il pericolo che è insito in quello che fa. La potenza genetica è la forza più dirompente che esiste. Lei se ne serve come un bambino che gioca con la pistola del padre. Non mi sembra opportuno mettersi a generalizzare. Se permette, le dico io qual è il problema insito nel potere scientifico che state usando qui. Non c'è voluta nessuna disciplina per ottenerlo. Voi avete letto quello che altri hanno fatto e di lì siete partiti. Non sono conoscenze dirette, quindi non assumete responsabilità per quello. Siete saliti sulle spalle di altri per ottenere il risultato il più rapidamente possibile. E appena ottenuto questo risultato, voi lo avete brevettato, impacchettato, ficcato in una scatoletta di plastica e ora lo vendete. Volete venderlo. No, io non credo che lei ci stia rendendo giustizia. I nostri scienziati stanno facendo cose che nessuno ha mai fatto prima. Sì, sì, ma erano così preoccupati di poterlo fare che non hanno pensato se lo dovevano fare. I Condor! I Condor sono già al limite dell'estinzione. Se decidessi, se decidessi di creare uno stormo di Condor su quest'isola, lei non avrebbe niente da obiettare. Calma, qui non si tratta di una specie cancellata dalla deforestazione o dalla costruzione di una diga. I dinosauri hanno avuto il loro ciclo e la natura li ha selezionati per l'estinzione. Non capisco questa mentalità retrograda, specialmente da parte di uno scienziato. Insomma, come si fa a trovarsi illuminati da una scoperta e a non agire? Che cosa c'è di grandioso nella scoperta? È una penetrazione attiva che ferisce ciò che esplora, quella che lei chiama scoperta. È uno stupro del mondo della natura. Buongiorno a tutti. Vi do il benvenuto all'ultima puntata di questa serie di podcast firmata E-Bike for Enduro. Oggi non parliamo di Jurassic Park, nonostante il discorso del dottor Malcolm. Tuttavia l'etica applicata alla ricerca scientifica e soprattutto commerciale sarà certamente protagonista di questo episodio. Voi pensate che io inizi il podcast parlando di vestiti e della storia di come hanno raggiunto il successo, ma come sempre, come ormai sapete, ci piacciono strade alternative, diciamo così. Quindi partiamo con una delle ultime creazioni di questa azienda. Un argomento apparentemente lontano, ma che punta il dito dritto dritto al focus, verso il quale Patagonia è da sempre incentrata. La sostenibilità. E-Bike for Enduro, il podcast. Questo decimo e ultimo episodio si dividerà in due parti, perché è molto corposo e di conseguenza, bando alle ciance, signori. Diamo subito la parola a Yvonne Chouinard, perché in tutti i sensi non abbiamo tempo da perdere. Yvonne scrive, in relazione alla sua neonata Patagonia Provisions, precisamente il 23 aprile 2020. Perché mai un'azienda d'abbigliamento outdoor si mette a vendere cibo? Una domanda simile mi è stata posta nel 1968, quando stavamo forgiando nuovi strumenti per l'alpinismo e improvvisamente abbiamo iniziato a vendere pantaloncini, magliette e pantaloni. Lo scetticismo sembra aumentare ogni volta che un'azienda si rifiuta di rimanere sulla sua corsia, ma come imprenditore vedo opportunità di business ovunque. Come amante della vita all'aria aperta, vedo un modo per salvare il nostro pianeta natale e le sue creature, compresi noi, dalle abitudini distruttive che abbiamo inventato per noi stessi. Per me Patagonia Provisions è più di un'altra avventura commerciale, è una questione di sopravvivenza umana. Mentre scrivo, la pandemia che stiamo vivendo, ce la ricordiamo, vero? Ce la ricordiamo. Mi ha avvertito che forse i giorni in cui acquistavo attrezzatura costosa e biglietti aerei per viaggiare dall'altra parte del mondo per pescare, sciare, arrampicarmi e surfare, potranno anche finire, se non ridursi notevolmente. Ma avremo ancora bisogno di mangiare. Penso che l'unica rivoluzione alla quale probabilmente assisteremo da qui in avanti sarà nell'agricoltura e voglio far parte di quella rivoluzione. Per massimizzare l'efficienza ed il profitto, la moderna agricoltura industriale fa affidamento su monoculture annuali, erbicidi e pesticidi tossici,
fertilizzanti sintetici e uso dispendioso di acqua. Tutti elementi che stanno distruggendo il suolo coltivabile molto più velocemente di quanto possa essere sostituito. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, se continuiamo a degradare il nostro suolo al ritmo attuale, ci restano solo circa 60 raccolti. 60 raccolti! Allora di cosa stiamo parlando? Come fare? Dove spingiamo noi? I bufali in libertà ripristinano le praterie, uno dei grandi sistemi di stoccaggio del carbonio della terra. Le cozze coltivate a corda producono proteine deliziose mentre puliscono l'acqua in cui sono cresciute. Le tecniche di pesca basata sul luogo e di raccolta selettiva ci consentono di mirare a popolazioni ittiche veramente sostenibili senza danneggiare le specie meno abbondanti. Come illustrano questi esempi, più ci rimbocchiamo le maniche e scaviamo nel mondo del cibo, più scopriamo che i modi migliori sono spesso i vecchi modi. Dobbiamo, come ha insegnato il grande ambientalista David Brower, voltarci per fare un passo avanti. In breve, sto parlando di alimenti che sono una parte fondamentale della soluzione invece che del problema. Questa è la rivoluzione di cui voglio far parte. Perché Patagonia produce e vende cibo? La vera domanda per me è come potremmo non farlo. Pesantino, eh? Voi direte, sì, ok, ma queste sono parole che servono anche a vendersi. Perché poi dopo, alla fine, anche loro consumano e lucrano sull'inquinamento, in qualche modo. Beh, permettendo il fatto che comunque all'interno di questo podcast troverete anche delle situazioni in cui Patagonia e la sua integrità, diciamo, verranno messe quantomeno in discussione. Ma che Yvonne e la sua filosofia siano d'esempio per tutti, beh, su questo a mio avviso c'è poco da discutere. Sono andato a vedere lo shop online di Patagonia Provisions. Dico, se compro $14 di prodotto e me lo spediscono fino in Italia, perde tutto di senso, giusto? Certo, infatti non te lo spediscono, consegnano solo nel territorio statunitense. Ripeto, non sta a me giudicare. Ma basta farsi un giro nel sito di Patagonia. Ci sono migliaia di articoli che ci spiegano da dove arriva ad esempio il salmone Sockeye, perché lo pescano proprio al Sikut River nello Yakutat in Alaska. Ci spiegano la storia di quel salmone, come si pescava anni fa. Riportano nel dettaglio i principi scientifici adottati per la pesca, la riproduzione e la conservazione della specie. Ci sono interviste con operatori locali, c'è di tutto. E questo per il solo salmone. Fanno molto altro e per ogni alimento ci sono documenti alla portata di tutti. Ci sono documentari, film, interviste, libri e tutto è spiegato nel dettaglio, ma non parlerò di cibo fino a domani mattina. Non vi annoierò parlandovi della crisi di risorse che il pianeta sta vivendo, anche perché forse più avanti avremo modo di portarvi qualche cosa a riguardo su questi schermi. Tutto ciò che vi ho detto è servito ad inquadrare il soggetto, a capire di chi stiamo parlando. Serve per farvi capire che, parlando di Yvonne Chouinard e Patagonia, parliamo forse dell'azienda che più di tutte nel mondo ha degli ideali che vanno verso la salvaguardia della natura. Ma è chiaro, anche io personalmente, mentre mi appassionavo a questo marchio e leggevo a riguardo, mi dicevo, ok, tutto giusto, ma non fanno comunque anche loro parte di quel sistema che ci ha portato a questo punto? Come vedete, il paradosso ed il controsenso sono sempre dietro l'angolo. Quindi non facciamoci distrarre ed incominciamo a parlare della storia. Da dove è partito? Chi è Yvonne Chouinard? Come ha costruito un brand miliardario? Yvonne Chouinard nasce nel Maine, Stati Uniti, la regione più a nord-est dello stato, nel 1938. Le sue radici familiari hanno origini franco-canadesi. Quando ha 8 anni si trasferisce con la sua famiglia a Burbank, in California. A scuola veniva bullizzato perché non parlava bene l'inglese. Cambia scuola diverse volte, ma non trova amici, non trova interessi a lui congeniali, finché un giorno ne trova uno. Sì, uno sport, se vogliamo. Diventa un falconiere. Si diverte con i falchi. Quei ragazzi gli sono simpatici. Uno in particolare, tale Don Prentice, ovvero colui il quale insegna ad Yvonne ad arrampicarsi. Gli insegna a scalare le montagne. E da qui, signori, che parte tutto.
Da questo punto lui scopre la sua passione ed incomincia a diventare bravo. Si sposta per le varie cime della California fino a raggiungere le grandi vette dello Yosemite. Si diploma, proverà con l'università ma non durerà molto. Lavora addirittura come detective privato nell'agenzia di suo fratello, ma poi decide di concentrarsi sull'arrampicata. Anche se inizialmente è un concentrarsi non ancora inteso come impresa, come lavoro vero e proprio. Più che altro è solo un seguire l'istinto, infatti se la passa brutta per un periodo, arrivando addirittura al dumpster diving, vale a dire mangiare ravanando nei cassonetti. Varrebbe la pena fare un excursus, perché se nei primi anni 60 fare questo significava essere un barbone, quindi una persona da cui stare alla larga. Beh, ci sono dei posti oggigiorno in cui tale pratica viene considerata addirittura lodevole, ma anche su questo avremo modo di tornarci più avanti. C'entra tutto in questo podcast, ragazzi. Cercava la sua idea, cercava l'ispirazione. L'obiettivo era quello di arrivare a costruire attrezzatura da scalata migliore, ma non ne aveva ancora le possibilità. La maggior parte dell'attrezzatura all'epoca proveniva dall'Europa ed era di scarsa qualità. I chiodi erano progettati per essere lasciati sulle pareti delle montagne, in modo tale da permettere a chi seguiva, a chi scalava il monte successivamente, di trovare una traccia, una guida. Yvonne pensava che i chiodi dovevano essere riutilizzabili e che la montagna doveva essere lasciata il più intatta possibile. Quindi cosa fa? Si dirige a una discarica. Prende una fucina dismessa, un'incudine e qualche martello e tenaglie. Da autodidatta diventa un fabbro, si costruisce dei chiodi da solo. Ah, piccola parentesi, non sono dei chiodi qualunque, sono a freccia, diciamo. Devono perforare la roccia e hanno un foro. E poi non devi appenderci un quadro, ma te stesso, nel vuoto più totale, insomma, ci appendi la tua vita. Dopodiché cosa fai? Li vai a provare. Si rivelano più facilmente riutilizzabili e più robusti dei chiodi europei. Qualche amico li prova, la voce si sparge e qualcuno anche di estraneo incomincia a chiederglieli. C'è un pollaio dietro la casa dei suoi genitori. Allora si mette lì ed inizia a costruirli. Poi li vende ad $1.50 l'uno. Sapete quanto costavano i chiodi europei? 15 centesimi l'uno. Ma essendo un settore, uno sport parecchio di nicchia e, come dicevamo, si tratta di appenderci la vita, molta gente è disposta a pagare per quei chiodi. La domanda inizia a crescere, si avvale di due collaboratori, Tom e Doreen Frost. Incrementano la qualità e la cosa sembra partire. Tutto bene, dite voi, giusto? Certo. No, non bene. Yvonne si accorge che il togliere e mettere continuamente i chiodi, che ci crediate o meno, distruggeva le pareti delle montagne. E beh, immaginatevi centinaia di ragazzi che il weekend andavano a fare roccia e continuamente picchiettavano e toglievano. Yvonne Chouinard, come abbiamo già detto, è un esempio da seguire. Stiamo parlando di un ragazzo che, dal rovistare fra i rifiuti e a volte mangiare cibo per gatti, ha finalmente trovato il suo business. Sta crescendo in tutto e per tutto. Può realizzarsi professionalmente parlando. No, non va bene. Non va bene perché ti stai arricchendo a discapito della conservazione di ciò che ti permette di lavorare, di vivere, la natura. Lui smette di fare i chiodi. E badate bene, non lo fa da miliardario. Lo fa nel momento in cui probabilmente è stato più difficile farlo. Però chi meglio di uno con quel passato, chi meglio di uno che ha mangiato immondizia, sa che ogni problema può diventare una soluzione. Cosa voglio dire? Voglio dire che se sei il primo ad imbatterti nel problema chiodi, sei anche il primo ad uscirne, se ti applichi per risolvere quel problema, chiaramente. Ed essere il primo ad uscirne, signori, vuol dire anche una valanga di soldi. Si inventa i cunei di alluminio, i dadi, i nuts, o gli stopper, come vengono chiamati in gergo. Sono dei cunei che erano già esistenti, ma lui ne brevetta di migliori, chiaramente, che si infilano tra le fessure delle rocce e svolgono la stessa funzione dei chiodi, senza però rovinarle. Era molto rischioso,
Pochi sembravano disposti a cambiare dai sicuri chiodi e poi convincere qualcuno di fare una prova di un componente così fondamentale non è certo facile. L'impegno di questa persona, di questa azienda, nella salvaguardia dell'ambiente, nel promuovere un'etica, anche se a discapito di introiti sicuri, possiamo dire che è evidente sin da subito e c'è poco da discutere, davvero. Yvonne e Tom dimostrano al mondo che era possibile scalare El Capitan, celebre montagna dello Yosemite, usando solamente questi stopper, promuovendo il clean climbing all'interno del loro primo catalogo ufficiale nel 1972. Ed in pochi mesi la vendita di questi prodotti raggiunse e superò quella dei chiodi, andando oltre le loro aspettative. Da ora la Schnarr Equipment, Patagonia non era ancora nata, diventa la più grande azienda per il climbing degli States. Ora dobbiamo fare un piccolo salto indietro, 1970. Yvonne si trova in Scozia per scalare una parete e passeggiando per strada fra i negozi una maglietta balza ai suoi occhi. È una maglia da rugby. Siamo in Scozia, è una maglia da rugby. I motivi per cui la prende sono due. Uno è colorata. È blu elettrico con tre strisce orizzontali al centro, due rosse e una gialla. L'altro motivo è che ha il colletto molto robusto e pronunciato e lui pensa, forse mi può essere comodo mentre arrotolo la corda quando sono in montagna, così la corda non mi brucerà la pelle del collo. Stessa storia dei chiodi prima e dei cunei poi. La porta con sé, la usa, mostra come funziona e l'esempio è sempre la migliore pubblicità. Poi aggiungiamoci che all'epoca non era usuale fare outdoor sport con vestiti vistosi e colorati. Potrebbe funzionare. Ordina qualcuna di quelle magliette da rugby, le fa arrivare e le vende tutte all'istante. Allora apriamo una linea di vestiti. Attento Yvonne, non esagerare, non farti prendere troppo la mano dall'entusiasmo. Lui ragiona, pensa che l'aggiunta del settore dell'abbigliamento alla sua azienda di allora, che ricordiamo produce solo ed esclusivamente attrezzatura d'arrampicata, avrebbe potuto danneggiare l'immagine. O quantomeno l'abbigliamento sarebbe dovuto rimanere nel settore stretto dell'arrampicata, anche con i vestiti. Come fare? Apriamone un'altra. Così nasce Patagonia. Attento Yvonne. Nasce nel 1973, l'azienda che costituirà la più grande fortuna di Yvonne. La stessa azienda che però, inizialmente, lo porterà nuovamente alla bancarotta. Si rivolse a un'azienda di Hong Kong per la produzione degli indumenti. I primi 3.000 capi arrivano in ritardo e la qualità è inesistente, terribile. Molte erano ristrette, come fossero state lavate male. Fa chiaramente fatica a venderle e per la prima volta, dal decollo dell'azienda, ha problemi di soldi, di flusso di cassa e non può far altro che non pagare i fornitori. Anche perché la banca non gli concede prestiti. Ma non c'è mai fine al peggio. Tom e Doreen, coloro che sono stati i suoi compagni per 10 anni, lo abbandonano perché non riuscivano più a reggere i ritmi in una condizione simile. Hai voluto troppo, Yvonne. Voi cosa dite? È stato un errore? Ha semplicemente investito troppo, affidandosi poi ad un qualcosa che andava contro la sua parola d'ordine, la qualità. Siamo praticamente alla bancarotta, ma le cose cambieranno, come sappiamo. Yvonne, io faccio un passo. Se va bene, ne faccio un altro. Se questo va male, torno indietro e cambio direzione. Va bene, ma stavolta l'hai fatto più lungo della gamba, non trovi? Non puoi aspettare finché hai tutte le risposte prima di agire. È un rischio quando sei nel business commerciale. Potresti perdere il vantaggio di essere il primo ad avere un'idea. Da dove sei ripartito? Come hai fatto, Yvonne? Dal principio, dalla natura, dalla Patagonia. Bike for Enduro, il podcast.